Adesso la parola è ai difensori di parte civili. Avvocato Santoni per... Avvocato Santoni Franchetti per la famiglia Bonini-Pettini, l'omicidio del 1974, e per le famiglie Morio e Krapschli del 1985. È con una certa emozione oggi che parlo, perché seguo questo caso da 20 anni, dal 1975, quando ancora non si parlava di mostri. E combinazione fra le combinazioni, questa difesa di parte civile conosce molto bene anche Pietro Pacciani, per averlo difeso inizialmente in uno dei suoi processi, quello contro le figlie. Quindi non posso dire che mi è una persona estranea e potrò parlarne di prima persona. Veramente queste premesse le ritenevo molto importanti, perché la parte civile, signor Presidente, non si può accodare al pubblico ministero, alle sue ipotesi, alle sue teorie. Ha una sua visione del processo maturata in tempi certamente più lunghi e più sofferti di quelli della pubblica accusa. Noi vogliamo che in questa sede si costruisca una verità, perché noi vogliamo non un colpevole, vogliamo innanzitutto delle risposte. Il pubblico ministero ha incominciato, infatti, dal 1968, connotato da 3 fatti particolari. Le confessioni di Stefano Mele, e le ha affrontate. Condivisibili o meno, ne discuteremo in altra sede. La pistola e i proiettili, che sono gli stessi, è pacifico, hanno fatto decine di perizie di tutti gli altri omicidi. Ma manca uno dei cardini, Natalino Mele. Il bambino che era in macchina non poteva, è pacifico, andare di notte a una distanza, non mi ricordo di quanti chilometri, 2 o 3 chilometri, 4, di persone, suonare un certo campanello, doveva essere accompagnato. Non aveva le scarpe in mano. E quindi su dei ciottoli si sarebbe tagliato i piedi e non aveva nessuna lesione ai piedi. Qualcuno lo ha accompagnato. Lui disse, è stato lo zio Pietro. Chi era lo zio Pietro? Sono state arrestate molte persone per questo fatto. Sono state effettuate intercettazioni telefoniche interessantissime. 2 pastori sardi dicono, e chi lo sa chi era che accompagnò il bambino a quella casa? Ed è questo il segreto che non si sa. Una volta sviluppato questo punto, noi avremmo idee certamente più chiare su tutto. Però vedete che dalle richieste... Di quegli 8 terribili omicidi.